Ciao, torniamo a parlare di grandi album della musica italiana, della musica d'autore e anche della musica cosiddetta pop o leggera. Oggi parliamo di Pino Mango, grande artista, grande compositore, musicista, grande cantante, dalla vocalità unica, scomparso prematuramente nel 2014 a soli 60 anni, che nel 90 pubblica il suo album, forse più commerciale, ma questo termine non va inteso in senso dispregiativo, al contrario, è un album che incontra molto il favore del pubblico, vende oltre mezzo milione di copie, 600.000 copie all'incirca, e ottiene anche grandi riconoscimenti da parte della critica. Questo album si chiama Sirtaki, vi mostro la copertina del vinile, eccola qua, molto bella, essenziale con questo bianco e blu che risaltano, che sono appunto i colori un po' di questa rinascita della musica di Mango, i colori del Mediterraneo, i sapori del Mediterraneo. Con lui grandi collaboratori, tra un attimo ne parlo. Prima però, se volete e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Francesco Franceschini e in questo canale ci sono anche altre playlist, oltre a questa dedicata alla musica italiana, vi invito a scoprirle. Una, per esempio, si intitola Narrazioni. E ci trovate alcuni romanzi, alcuni libri, non solo romanzi, che secondo me almeno una volta nella vita vanno letti. Allora, era il 90 quando Pino Mango pubblicò Sirtaki, o Sirtaki, se vogliamo dirla con l'accento sulla I, che è un po' più alla greca, che peraltro richiama anche un famoso ballo, una famosa danza portata in auge da Zorba il Greco, il romanzo di Kazantzakis e poi il film che ne fu tratto qualche anno dopo. Di quel romanzo ho parlato proprio nella playlist Narrazioni che vi dicevo poco fa. Andatevela a guardare se vi interessa, quello è un romanzo molto bello che va letto. Ve la linko in descrizione così è più facile trovarla. Allora, nel 90 Mango si avvale di grandi collaborazioni. Per cominciare, si avvale di Jeff Wesley, che è un compositore, produttore, arrangiatore britannico, e questo già sembra un paradosso, un arrangiatore britannico che quindi ha una sua poetica musicale molto vicina appunto al rock inglese o comunque anglosassone, che si ritrova a arrangiare i pezzi di un disco chiaramente ispirato al mondo musicale mediterraneo. E già questa è una scommessa apparentemente che però viene vinta a mani basse, devo dire, da Mango e dai suoi collaboratori perché riescono a fare un disco che riesce appunto a mettere insieme tante anime in maniera molto convincente e molto felice. Poi c'è Mauro Paoluzzi, anche lui vecchia volpe della musica italiana, anche lui arrangiatore, compositore, ha scritto molti pezzi insieme a Roberto Vecchioni e poi gran parte dei testi sono di Mogol, che aveva già interrotto la collaborazione con Lucio Battisti e andava scrivendo un po' per tanti autori, tra i quali c'era anche Pino Mango. Era l'epoca in cui, per esempio, Mogol scriveva anche per Riccardo Cocciante, ad esempio. Ma questi pezzi sono molto, molto così dorati, usiamo questo aggettivo, sono davvero coperti di una patina d'oro che ne tradisce in senso positivo la bellezza e l'ispirazione. E poi ci sono anche testi di Guido Morra, che aveva collaborato per tanti anni con Gianni Togni, e alcuni testi sono invece di Armando Mango, che è il fratello di Pino. Un disco quindi molto solare, molto felice, molto entusiasta, ottimista, almeno in apparenza, perché poi andando ad ascoltare le canzoni, andando a sentire i pezzi, non sempre è così. Vediamo quali sono allora le canzoni più belle di questo disco, quali sono quelle che restano impresse. Fra le tante ce n'è una che forse è meno conosciuta, si chiama Preludio Incantevole ed è il racconto di un uomo che torna alla sua terra dopo aver tanto girovagato e la trova cambiata, e la trova modificata, la trova invasa dal petrolio, la trova inquinata, la trova differente rispetto a quando era ragazzo e quindi al tempo in cui partì per cercare fortuna altrove. È un po' la metafora dell'artista, del musicista come Mango che viaggia dalla sua Lucania e gira poi il mondo e quando torna prova questa delusione, ma è anche la metafora di chiunque esca dalla propria zona di comfort, dal luogo in cui è nato, quando magari quel luogo era ancora incontaminato e quando torna
la trova tristemente mutata. E quindi c'è anche un riferimento in qualche modo ecologico, una denuncia anche degli abusi fatti nei confronti di terre così belle come quelle che abbiamo in Italia. Un'altra canzone non a caso si chiama Terra Bianca e ripete un po', riscopre questo tema. Nel 90 l'ecologia sì, era molto importante, se ne parlava già nei giornali, nei talk show, ma forse non tanto quanto oggi, e quindi che un disco ne parli è un fatto assolutamente positivo. E poi c'è un altro pezzo che si chiama I giochi del vento sul lago salato. Anche qui il minimalismo, il piacere dell'artista, dell'uomo comune, che in questo caso non è più il cantante di successo, ma è il semplice viaggiatore che si ferma ad osservare la meraviglia della natura, che gioca appunto con i suoi funambolismi a incantare l'uomo. Lo spettacolo della natura, ci dice Mogol in questo testo, e ce lo dice anche Mango che lo canta. È uno spettacolo a volte superiore, forse spesso superiore, a quelli che riesce a mettere in scena l'essere umano. Quindi siamo sempre un passo indietro, forse rispetto alla natura, tant'è vero che noi esseri umani, quando facciamo gli artisti, siamo la mimesi della natura, tentiamo di imitarla, la natura, ci ispiriamo a lei, non sempre riuscendovi, e questo anche è un fatto che colpisce molto. Nel vinile, questo è appunto il vinile, eccolo qua. Ci sono due pezzi in meno rispetto alla versione CD, qui ci sono 10 canzoni, nella versione CD ce ne sono 12, sempre credo per motivi di spazio, ed è appunto l'album della svolta dopo le sonorità elettriche, molto appunto forse anglofone o anglosassoni dei dischi precedenti. Qui Mango prende una deviazione molto più mediterranea, molto più vicina alle radici antiche non solo della sua musica, ma anche del luogo in cui è nato, appunto la Lucania, che per estensione può essere intesa come parte della Magna Grecia, che per estensione può essere intesa come parte di tutto quel grande bacino del Mediterraneo, da cui è partita tutta la nostra cultura, anche quella musicale. Quindi il titolo Sirtaki è particolarmente felice, particolarmente fortunato, ispirato, perché sintetizza tutto questo mondo nel quale Mango torna e si sente perfettamente a suo agio. Sirtaki di Mango, 1990, è un grande disco da riscoprire assolutamente, che precede poi il disco successivo con il quale Mango continuerà questo suo percorso di riscoperta delle origini. Non a caso il disco che verrà dopo si intitola Mediterraneo. Io mi fermo, vi ringrazio, iscrivetevi a questo canale, dite la vostra e magari scrivete sotto quale delle canzoni di questo disco vi piace di più.